Ciao a tutti raga, nuovo tutorial nel canale di Wilma Drago Show Camera 1. Oggi tutorial creativo. Come si dice? Ciao, si gira. Allora, oggi un nuovo tutorial creativo. Questo lo appoggiamo qui. Ok, nuovo tutorial creativo perché oggi andremo a come posso dire, andremo a decorare con la tecnica del decoupage questa bellissima mascherina. Allora, questa io l'ho acquistata dal cinese. Questa è, non so perché la marca si chiama Christmas, però sta scritto tempo di carnevale. L'ho acquistata per 70 centesimi. Vi mostro un po' la mascherina. Allora, questa è la mascherina, è in cartone pressato, ecco, c'è anche il foro. Allora, andremo a decorarla con la tecnica del decoupage. Allora, io già ho la colla bianca, che voi potete utilizzare anche la colla minimal, una colla bianca per carta, io utilizzo questo tipo qua. Poi un fucking pennello anche usato, questo è quello che utilizzo per la colla. Già ho diluito la colla, devo diluire solo, miscelare col pennello la colla con l'acqua. Nelle forbici che precedentemente ho utilizzato per tagliare la carta, un poco di acqua che potrà servire, in più serve sempre, e i ritagli di carta. Allora, in questo caso io utilizzo la carta di un quotidiano già pretagliato, questa, e della carta di un vecchio libro di musica. Allora, l'idea è ricoprirla attualmente metà di un tipo e metà di un'altra. Poi andremo nella parte superiore, successivamente dopo l'asciugatura, a fare del pizzo oppure del merletto, come sempre fatto con la carta, sempre quel tipo di qualità, come le maschere veneziane. Per prima cosa vado a togliere questo, l'elastico. Allora, andiamo a eliminare l'elastico e tutto questo ci servirà in seguito, lo metteremo a misura. Allora, non ci dobbiamo preoccupare se andremo a coprire anche la parte dei buchi, perché successivamente li andremo di nuovo a forare. Allora, io per prima cosa mi faccio una linea per dove io ipoteticamente vado a attaccare una parte o l'altra di carta. Allora, vi mostro. Sì, allora andiamo a fare che una linea, sì, la facciamo in questo modo. Ecco, a noi poco ci interessa che rimane il segno della matita, perché dopo verrà tutto ricoperto con la carta. È solamente un segno da andare a seguire. Allora, facciamo in questo modo. Qua mettiamo la carta, qui mettiamo la carta quella del musicale, qua mettiamo quest'altro tipo di carta che andrò a fare anche in uno strato in più. Allora, io probabilmente me la sono tagliata così andava. A mettere la
volta che quando si bagna ben bene si va a prendere proprio la forma della maschera, perciò le tagliate così piccoline. Vi preoccupate se rimane tutto bagnato, proprio bagnatissimo. Queste parti qui dove sta l'occhio, pure se giustamente si ricopre un pochettino, non vi preoccupate con la carta, perché successivamente noi andremo a tagliare questa parte. E nel tagliare questa parte noi la mettiamo all'interno, cioè facciamo le pellicine asciugato. Qua abbiamo qualche filettino in più, no, dopo aver asciugato noi facciamo la mano del pizzo. Come già detto, dopo la mano del pizzo io a questa bellissima macchina ci vado a fare una mano. Beh, è un materiale che non tutti possiamo trovare in casa, però per chi ne ha lo può utilizzare, come mostrerò nel momento in cui dobbiamo passare nella fase della patinatura. Questa maschera la utilizzerò un po' per questo periodo di carnevale, ma non solo, la troverete anche nei miei prossimi video. Ma anche io questa maschera la utilizzerò per degli spettacolini di Via Wilma. Se non la conoscete, potete andare nei miei altri video e visualizzare un po' gli spettacolini di Giovino, perché c'è una rubrica proprio per quanto riguarda gli spettacolini di Giovino. Allora ragazzi,
parte della bianca va e va musicale. Ragazzi, abbiamo ricoperto la parte che ci interessava con, ecco qui. Allora vi dico che questo tipo di cartone pressato, nel momento in cui voi e nel frattempo che l'altra mistura di colla e acqua, vi dico che nel frattempo che voi state lavorando, ricordatevi bene che assorbe acqua, perché è cartone. Assorbendo acqua rendetevi conto che si ammorbidisce un po' la maschera. Non vi preoccupate, non andate in panico, perché comunque nel momento in cui si asciuga l'acqua evapora, che ma essendo che fa freddo, l'acqua c'è bisogno di un'asciugatura un po' più lunga del solito. Io non la potrei mettere in, sì, la metto in un luogo dove io sinceramente creo le mie cose vengono ad asciugare su un tavolino dove metto le cose ad asciugare e la lascio lì ad asciugare anche un po' di tempo. Allora, come vi già mostro, sono andato a ricoprire la linea che sono andato a ricoprire non si vede più. Adesso io sinceramente trovo che questo tipo di carta è un tipo di carta diverso da questo. Questa subito prende l'acqua e prende la forma, questa no, perché è un poco più rigida, e io, evitando che mi ritaglio ancora più piccoli, che così nel momento in cui mi trovo nelle parti che devo andare a fare delle avvallature, qua non l'ho potuto fare in questa parte qua perché sennò risultava brutto, però va bene. Allora incominciamo da questa parte superiore e andiamo poi a scendere. Allora io metto la mia mistura di colla e acqua e andiamo a procedere. Vi mostro come andare a procedere. Non vi preoccupate se nella pasta si alza, si rifila, fa le pinze. Ricordatevi che nel momento in cui la pasta, oltre, ecco qua deve mangiare ben bene la carta, come vi devo dire, la carta si asciuga, ecco, le pinze si ritirano perché evapora l'acqua, si è asciugata del tutto la colla e asciugandosi quella ritira e non abbiamo il problema che la carta potrebbe avere delle bollicine. Io sto andando così proprio alla buona, perché poi quando sarà asciutta vi mostrerò ben bene il risultato. Ricordatevi sempre di fuoriuscire dai bordi, perché nel momento in cui fuoriuscite dal bordo potete fare anche la pieghetta all'interno. Ecco, fare la pieghetta all'interno è molto comodo perché risulta, uno, il lavoro più pulito, perché fare la piega all'interno ci dà la possibilità di avere anche il bordino ricoperto, come in questo caso. Qua devo rifarlo meglio perché ci devo ripassare bene la colla. Ricordatevi che quando gli oggetti sono bagnatissimi, in questo come in questo caso, non permettetevi mai di asciugarli con
il fono oval con il vostro asciugacapelli, perché nel momento in cui sono asciugati la colla scivola, scivolando la colla perché contiene molta molta acqua, rischiate che il lavoro 1 si rovina e 2 rischiate anche che il lavoro abbia delle parti in cui può volare la carta. Sinceramente non va bene, non vi permettete neanche di, se avete un fornetto per quanto riguarda i lavori artistici, di poter mettere un lavoro bagnatissimo nel fornetto, perché rischiate uno di inalzare un odore tecnico, l'acqua evapora e il lavoro dell'acqua, due, non solo l'odore della colla, l'odore della carta che si sta bruciando, e non va bene. Io personalmente, quando devo asciugare dei lavoretti in decoupage, ma devo asciugare in forno per dargli solo la botta di forno, io non utilizzo mai quando è molto molto bagnata la carta, perché uno potrebbe anche cambiare il colore della carta, potrebbe rovinare il tutto. Poi prossimamente vi farò vedere come si fa. Io continuo e vi mostro poi come è venuto il tutto. A tra poco ragazzi. Allora ragazzi, questa è la maschera tutta ricoperta, adesso la lascio asciugare e poi vi mostrerò come è venuta asciugata. Poi questa è la parte interna, non l'ho riuscita a fare del tutto perché è ancora molto bagnata e voglio evitare, eccola. Qui un bel effetto da una parte e l'altra. Io poi ho pensato in corso d'opera di farci un segno o una riga col nero, penso, su per dividere le varie parti. Un saluto a tutti, alla prossima, spero che vi sia stato di aiuto. E a fine video vi metterò le foto di come è venuta asciugata. Poi farò un altro video per la seconda parte per farvi vedere come metterò l'effetto pizzo. Un bacio a tutti, alla prossima, ciao!